questa cattiva utopia è clamorosamente fallita. Siamo esattamente al punto di lavire. È necessario un negoziato globale, è necessario un negoziato che possa, in cui tutti i soggetti, tutti i fattori, tutte le potenze siano rappresentate. È necessario, cioè, il riconoscimento di una situazione poliarchica, infinitamente più accentuata, quindi infinitamente più complessa di quella uscita dalla Seconda Guerra Mondiale. Eppure, appunto, per due decenni buoni si è cullato nell'illusione che le questioni potessero essere risolte senza il riconoscimento di questa situazione obiettivamente poliarchica. E per certi versi si continuano. E quanto ci hanno messo a riconoscere che non si può affrontare appunto il medio orientale con la Russia? Quanto ci hanno messo questi geni che dovrebbero appunto guidare i nostri destini? È tipico di populismi, di demagogie, di politiche destituite di ogni spirito profetico, se si vuole, quello di semplificare, no? di cercare di convincersi che le cose tutto sommato possono essere semplici o semplificate. No, non lo sono. E questo insegna la Chiesa, secondo me, l'estrema complessità che occorre affrontare per risolvere le questioni della pace senza pacifismi astratti, irrealistici, attraverso appunto le forme di un negoziato globale nel senso che dicevo. E in questo negoziato globale le città, questa è la grande idea, le città, come mi dice, unità di venti. E io sa se questo discorso vale in generale, ma quanto vale per l'Italia? L'Italia è fatta di città, non fatta di regioni, è fatta di città. Lo Stato italiano è uno Stato di città come è, e continua a non essere perché le città non svolgono all'interno di questo Stato alcun reale ruolo. Anche qui la profezia di Lapierre è una profezia fallita, diciamo solo. Quello che hanno vinto non è questa visione delle città come unità di venti e centri di venti dell'organizzazione complessiva dello Stato, ma quello che ha vinto negli ultimi vent'anni in Italia è questo sfrenato meccanismo centralistico statalista. Anche qui dobbiamo dire, perché se ricordiamo la dire è per ricordarlo davvero, non per fare uno sterile monumento appunto al suo valore. Qui ci troviamo di fronte a degli elementi nella fondamentale dell'esperienza politica, culturale, direi filosofica di Latina, elementi fondamentali che negli ultimi vent'anni sono stati traditi, sono stati abbandonati, sono stati dimenticati. E allora fosse utile qui nella sua città appunto ricordare. Ma tutti questi elementi hanno un fondamento culturale profondo, e la Tira non era un politico da morto. È un grande professore di diritto romano. E senza comprendere questa sua origine, che non la abbandona per tutta la vita perché continua a insegnare il diritto romano fino alla fine, anche tutto quello che ho detto finora non si può comprendere bene. Tutte le esperienze che sono state qui ricordate, che ricorda Mario nel suo libro, hanno questa ispirazione. Allora viene ricordata questa ispirazione, che dovrebbe riguardare noi in questo paese più che chiunque altro. E cioè che cosa? Che cosa gli insegna la Pira in diritto romano? Degli aspetti tecnici della questione. Gli insegna, e lo cito, che l'uomo vuole essere comandato dalla legge. L'uomo vuole essere comandato dalla legge, non dal potere. E così legge la costruzione del diritto romano.
citava. La legge non va assolutamente confusa con l'ordinamento statale. Ecco da dove viene la rivendicazione della birra sul ruolo delle città. La legge non vuol dire lo Stato, la legge. La legge contrasta anzi con ogni Stato materia. Perché? Perché la legge è fondamentalmente, ecco l'insegnamento del diritto romano, garante della libertà individuale. Il fondamento del diritto romano è il diritto privato. Diritto individuale. E il diritto individuale non viene superato egrianamente all'interno dell'organizzazione statuale, non si invera nell'organizzazione statuale, ma semmai contrasta dialetticamente.